anno di esperienza al comune di Alcamo, il commissario straordinario comunale Giovanni Arnone. Adesso deve passare il testimone perché si va a votare, si va alle urne e quindi dovrà insediarsi la nuova amministrazione comunale. In quasi un anno di carica che lei ha ricoperto di commissario straordinario del comune di Alcamo, può tracciare un bilancio appunto dell'attività svolta e com'è stata questa esperienza? È stata un'esperienza interessante da un punto di vista personale, impegnativa dal punto di vista istituzionale, perché amministrare una città di più di 45.000 abitanti diciamo, comporta ovviamente un impegno significativo, ma io ritengo che abbiamo raggiunto qualche obiettivo importante. Quando mi sono insediato, ancora il comune non era. In comune non era stato approvato il bilancio di previsione 2015, cosa che con l'apporto di tutti, a cominciare dai consiglieri comunali e su tutti il Presidente del Consiglio Giuseppe Scibilia, nei mesi successivi al mio insediamento abbiamo iniziato con gli uffici a fare tutte le verifiche da un punto di vista finanziario e siamo arrivati poi a fare sì che il Consiglio approvasse il bilancio e anche prima della fine dell'anno anche l'assestamento del bilancio. Abbiamo affrontato diverse problematiche, abbiamo anche avuto la possibilità di appostare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di un intervento nel settore idrico, un appalto di circa 2 milioni e mezzo di euro per Miglioramento l'impianto del del sistema sistema idrico idrico. cittadino, e questo porterà certamente miglioramenti significativi nella distribuzione, nella quantità dell'acqua che sarà immessa nella rete di distribuzione e quindi la possibilità di abbassare ulteriormente i giorni di, diciamo, di intervallo tra un turno e l'altro. Io spero che a regime si possa arrivare anche a distribuire l'acqua quotidianamente, una volta al giorno. Sono ancora in corso le operazioni di gara all'Urega di Sì, Trapani. ci sono circa 200, più di 200 partecipanti alla gara d'appalto e quindi evidentemente la commissione esaminatrice sta verificando tutta la documentazione, necessariamente passerà un altro poco di tempo, ma io credo Forse verso che il mese di entro il mese luglio. di giugno, tra giugno e primi di luglio, si dovrebbero completare e quindi poi fare l'aggiudicazione provvisoria a cui seguirà l'aggiudicazione definitiva che farà il Comune di Alcamo e quindi poi la consegna dei lavori, il contratto, la consegna dei lavori, l'esecuzione. Io credo che di qui a un anno da oggi le opere potranno essere finite o comunque nella fase finale, diciamo, di realizzazione e quindi consentire alla città di poter disporre di un adeguato quantitativo di acqua. Abbiamo riaperto il castello dei Conti di Modica, come sapete, il giorno 10 di dicembre dello scorso anno, con una bella iniziativa su Monsignor Regina, è nostro illustre concittadino che per 47 anni è stato il parroco della Chiesa Madre, grande Ormai. storico locale, ha scritto circa 70 libri. E appunto in quell'occasione abbiamo riaperto ed è tuttora aperto. Io spero che non chiuda più il Castello dei Conti di Modica e poi tante altre cose che man mano insomma siamo riusciti a fare in questo anno. Abbiamo completato la realizzazione delle opere importanti che sono al centro della città, come la Cittadella dei Giovani ed anche diciamo, la struttura, che è una struttura in elevazione, ma è anche una struttura che consente di avere
recuperato un polo museale importante, e cioè quella struttura che è dentro il Geosito, che è un grande anfiteatro di circa 800 posti, che però lascia, diciamo, nella parte inferiore un ambiente di più di 1000 metri quadrati, che più altri locali che possono costituire il nuovo polo museale della città di Alcamo. E ormai si sente cittadino alcamese, si è particolarmente affezionato a questo territorio. Sì, l'ho preso con passione, del resto le cose o si fanno con passione, si cerca di fare bene. Io spero di esserci riuscito, non lo so, non posso certamente io giudicare. Ho fatto di tutto per fare le cose per bene. Se non si fanno con passione, le cose non si fanno bene. Io ho preso a cuore questa città, io ho amministrato per tanti anni strutture regionali, negli ultimi 7-8 anni ho fatto capo di gabinetto di alcuni governi e poi il dirigente generale di diversi assessorati, però non avevo fatto l'esperienza di sindaco, di commissario straordinario, e devo dire che è un'esperienza che ulteriormente forma, perché il comune, il sindaco innanzitutto, è l'interfaccia con i problemi della gente, dai piccoli problemi di chi magari vive in condizioni di disagio economico alle grandi questioni che riguardano l'assetto territoriale, che riguardano il governo interamente della viabilità, che riguardano le infrastrutture in generale, che riguardano l'assistenza sociale, il sistema scolastico, cioè tutto quanto riguarda il governo di una città, peraltro una città non proprio piccola come una città di 50.000 abitanti. I rifiuti, che è un settore delicato che in Sicilia purtroppo siamo un po' arretrati sia sotto il profilo della raccolta differenziata che sotto il profilo poi del conferimento dei rifiuti anche indifferenziati. Al sindaco che si insederà, che messaggio si sente di dare? Ecco, il comune che si troverà ad amministrare questo nuovo sindaco, chiunque sia... Allora, al nuovo sindaco innanzitutto darò un messaggio gramsciano: l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione. Le difficoltà sono tante, però ci sono anche tante risorse, innanzitutto risorse umane, costituito da gran parte dell'apparato burocratico amministrativo, e risorse anche di un comune che immerso in una realtà economicamente di buon livello. Ci sono anche punte di eccellenza, io mi riferisco per esempio al settore del vino, al settore della lavorazione dei marmi, al settore della lavorazione del legno, al settore che riguarda gli impianti di movimentazione di macchine, che mi risulta essere un'azienda all'avanguardia a livello internazionale, questo delle grandi gru, diciamo tanti settori che danno anche lustro alla città, danno anche occupazione, e quindi c'è un'economia tutto sommato nel panorama regionale di buon livello. Tra l'altro un passo recente che avete fatto proprio pochi minuti prima di questa intervista, la stipula della convenzione per la gestione dei terreni comunali all'interno della riserva Bosco d'Alcamo, questo è un passo importante. Sì, no? Sì, quindi, sì. Abbiamo stipulato la convenzione con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale e il Libero Consorzio di Trapani, quale ente gestore della riserva naturale di Monte Bonifato, Bosco d'Alcamo, perché abbiamo affidato circa 107 ettari di proprietà comunale nel bosco al Dipartimento regionale per gestirlo, perché ovviamente questo patrimonio non può essere lasciato abbandonato.
Peraltro l'ente gestore della riserva non ha la possibilità di gestirlo adeguatamente, e quindi con l'effettuazione di viale parafuoco, di operazioni silvoculturali, dalle spalcature alla pulizia, al rinnovo delle piante, cioè tutte quelle operazioni che consentono di tenere un bosco in ottime condizioni. Benissimo, non è improbabile che lei si candiderà a sindaco per... Oh, assolutamente da escludere, anche perché le elezioni sono già... Domenica ci sono le elezioni. Per il suo comune, insomma. Per il mio comune io spero di no, ma non saprei in questo momento, non potrei escluderlo ma neppure includerlo. Lo scopo della mia vita è stato quello di essere al servizio della società, sia quando ho fatto il semplice dirigente, sia quando ho fatto il direttore, il capo di gabinetto, diciamo, nelle funzioni che ho svolto nella mia lunga esperienza lavorativa, insomma, e quindi continuerò a farlo. Se sarà necessario, sono a disposizione anche del comune di Alcamo, ovviamente sempre gratuitamente, perché è ovvio che io sono in questo momento sono un ex dipendente dell'amministrazione regionale che ha una dignitosa pensione.